Sono dottoressa Eva Polak di Montecchettini Terme, cittadina italiana. Sono a Budapest, davanti all'ambasciata italiana. Mi sono presentata all'ambasciata perché da mesi che sto in Ungheria e durante il mio soggiorno sono venuta a conoscenza che il giudice di pace di Pistoia, dottor Chiara Guazzelli, ha emesso un'ordinanza per una perizia mentale coatta affinché sia accertata la mia capacità di intendere e volere. Io so benissimo che questa ordinanza ha la finalità affinché io sia resa innocua definitivamente per impedire che io possa continuare la mia lotta per l'ingiustizia che subisco da 15 anni. L'ambasciata mi ha riferito che non può intervenire perché si tratta degli affari italiani interni, quindi non competente. A questo punto ho depositato una denuncia scritta indirizzata a vari organi, a varie autorità italiane, chiedendo che vogliano porre fine alla mia persecuzione, che vogliano rispettare i miei diritti di legge e che le autorità competenti mi assicurino la mia incolumità al mio rientro in Italia. Non sono riuscita ad ottenere però nemmeno un timbro sulla denuncia che ho depositato all'ambasciata italiana. L'unico timbro, cioè una fotocopia del timbro, ho avuto sul un foglio allegato alla querela con la quale chiedevo a quali organi deve essere trasmessa la denuncia. Io domando se io non posso rivolgermi né agli organi italiani, alle autorità, né alla rappresentanza all'estero, chi è che può intervenire per il mio caso? Chi vuole contattarmi, il mio indirizzo email dot.evapolla@virgilio.it.